E passa con i soli voti della maggioranza il bilancio di previsione alla provincia di Lecce. Sentiamo Giuseppe Galante. Dopo una seduta a fiume passa in consiglio provinciale con i voti della maggioranza di centrodestra il bilancio di previsione 2010 presentato dalla giunta Gabellone. 22 voti a favore, 3 contrari, 2 del PD, 1 di OSUD, astenuto il socialista Vittorio Poti. I consiglieri Pendinelli della Civica Patto per il Salento e Quintana dell'UDC hanno abbandonato l'aula prima del voto. Soddisfatto il presidente della provincia perché si incomincia a fare chiarezza, ha detto, su quello che avevamo alle spalle ed ereditato, indispensabile per poter programmare il futuro. Il buco di 15 milioni di euro ereditato dalla precedente amministrazione di centrosinistra, a cui se ne aggiungono altri 4 per l'uscita dagli swap, i titoli derivati che saranno spalmati nel 2011, ha costretto l'amministrazione ad un bilancio di previsione elaborato nel solco di una politica del rigore e del risanamento che guarda comunque, come sottolinea il presidente della provincia, allo sviluppo del territorio e alla garanzia dei servizi. Le entrate totali previste per il 2010 si fermano a poco più di 160 milioni di euro, meno delle previsioni di entrata del 2009, ferme a 175 milioni di euro. Per supplire alle minori entrate la provincia intende far cassa con l'alienazione di alcuni beni immobili di proprietà per circa 11 milioni e 800 mila euro. Molto critiche le opposizioni. Per il capogruppo del PD Durante, l'amministrazione provinciale ancora non ha compreso che deve avere il coraggio di amministrare i debiti sbandierati a più riprese, rappresentano un alibi perché non ha il coraggio di assumersi le proprie responsabilità. È passato un anno, aggiunto Durante, di vuoto, fumo e aria fritta. Per Paolo Cairo di OSUD si sarebbe potuto creare maggiore flessibilità sulle appostazioni di bilancio al fine di dare risposte più concrete alle esigenze del territorio, in particolare nel settore dei servizi sociali. Plaude all'approvazione del bilancio il capogruppo del PDL Ciardo. Finalmente abbiamo un bilancio veritiero con un'anima, anche se di corto respiro. L'anima puntualizza la data Gabellone, indicando la strada per lo sviluppo del Salento. Il corto respiro lo si è ereditato dai conti della passata amministrazione di centrosinistra.